Notaio Pastore, dal 6 maggio gli studi notarili sono aperti per consulenze gratuite sui mutui, eredità, successioni. Come mai questa iniziativa? Cioè, qual è lo spirito? Ma lo spirito è di avvicinare il notariato alla propria clientela. E fa parte di una consapevolezza oggi che il notaio deve essere vicino in momenti di crisi come questo attuale, crisi finanziaria, crisi economica, per consigliare, indipendentemente dalla stipulazione di atti. A volte il notaio viene considerato un po' irraggiungibile, fuori dal mondo, invece non è così. In realtà, innanzitutto, la nostra professione si è svecchiata moltissimo, siamo tecnologicamente molto avanzati e vogliamo proprio dare un segno di partecipazione in un momento difficile come questo per consigliare, per poter dare utili consigli dovuti alla nostra esperienza, dovuti al nostro studio in settori come quello per esempio dei mutui. Mutui che sono un po' veramente oggi in un momento critico perché si discute, si paga su fenomeni di surrogazione, portabilità, rinegoziazione, sostituzione dei mutui e questo noi lo vogliamo spiegare molto apertamente. Ecco, le persone che sono interessate, che siano interessate a questa iniziativa, cosa devono fare? Ma o hanno direttamente un contatto col notaio, perché conoscono già il notaio, quindi possono rivolgersi direttamente agli studi dei singoli colleghi. In tutto il collegio di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi sono interessate 24 sedi notarili, fondamentalmente ad Avellino raccoglie 7 studi notarili. E quindi possono pigliare direttamente contatto con lo studio notarile per prendere un appuntamento in questo mese di maggio, indipendentemente dalla stipulazione di un atto. Ecco, questa è la cosa molto importante, perché poi noi consulenza sugli atti la diamo quotidianamente, ma vogliamo invece stralciare questa consulenza dal fatto di dover stipulare necessariamente. Oppure telefonando al Consiglio Notarile di Avellino, il numero è lo 0825, mi aiuti? 23960. 23960, per poter sapere gli studi che hanno e gli orari degli studi, un diario di questi incontri che si possono fare.